Ospite di Election Day negli studi di Elezioni Molise, quest'oggi è Gino Di Silvestro, candidato nella lista Rialzati Molise in supporto dell'aspirante presidente Paolo Di Laura Frattura. Perché una lista civica e non un partito? In qualità di coordinatore provinciale di Futuro e Libertà ci siamo confrontati in questi giorni con gli appartenenti al mio partito, con tanti militanti, perché noi apparteniamo all'area moderata e riteniamo di dover fare un contenitore grandissimo di tutti i moderati e riteniamo che sotto la bandiera che di Rialzati Molise possiamo fare un'azione politica forte e concreta a sostegno di quella classe politica che si richiamano i grandi valori dei moderati italiani. Lei può vantare un passato politico considerevole, decenni di amministrazione politica a vari livelli, soprattutto ha rivestito, per quanto riguarda la provincia di Isernia, il ruolo del presidente del Consiglio provinciale, quindi persona di affermate capacità politiche. Secondo lei, oggi, data la situazione, ha ancora senso parlare di Regione Molise? Io penso di sì, abbia senso parlare di Regione Molise, ma io vorrei mettere in evidenza il ruolo istituzionale che ho svolto in questi anni in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale di Isernia e soprattutto gli altri ruoli che ho ricoperto all'interno dell'amministrazione comunale di Isernia, per ben 3 volte eletto al Consiglio Comunale. Le mie battaglie politiche, quelle più importanti, sono state soprattutto improntate sui diritti dei cittadini, cioè non il fatto di fare una politica clientelare a favore di una classe sola della società, cioè quella di fare favori. E contro ogni mia ideologia soprattutto, ma come mia azione politica, cioè usare questi metodi e questi mezzi che i politici hanno usato fino ad oggi. Io sono per i diritti di tutti i cittadini. Questo per quanto riguarda anche l'attività fin qui svolta, ma per il futuro pensa di avere ancora qualcosa da dare? Per il futuro io penso che bisogna migliorare, bisogna creare i giovani, bisogna confrontarsi soprattutto sulla meritocrazia. Oggi il cavallo di battaglia, e cioè l'idea che abbiamo proposto e che abbiamo lanciato in questi giorni, ma soprattutto la sostanza di comunicare con i giovani, di prepararsi, perché oggi si discute tutto sulla meritocrazia, ci si confronta con l'Europa se ci sono i meriti. E per quanto riguarda Paolo Di Laura Frattura? Paolo Di Laura Frattura ha avuto un grande coraggio, perché io lo conosco bene, apparteneva allo stesso mio schieramento politico di Forza Italia, pertanto io ritengo che sia una persona equilibrata, una persona che sappia dare dei risultati positivi per il Molise, cosa che non è stata fatta fino ad oggi con il governo Iorio. Valle del Volturno, problema dell'inquinamento, come vi porrete di fronte a questa drammatica realtà? Valle del Volturno è una valle che in questi anni ha mancato, cioè è stata assente la politica vera a sostegno del progresso della Valle del Volturno. Non dimentichiamo che abbiamo un panorama meraviglioso, invidiabile. Se andiamo a vedere, cioè la catena delle Mainardi, ma lo stesso lago di Castel San Vincenzo, è il fiore all'occhiello di tutto, ma va valorizzata la Valle del Volturno. In questi anni si sono state spese fiumi di parole, fiumi ma senza portare risultato. Io ho in mente parecchio, sia per quanto concerne il turismo religioso, perché teniamo l'abbazia di Castel San Vincenzo, far rientrare la Valle del Volturno in un circuito internazionale del turismo. Questo è uno dei miei obiettivi principali se riuscirò ad essere eletto al Consiglio regionale del Molise. Dagli studi di Elezioni Molise lanci il suo appello agli elettori. Io lancio un appello molto semplice agli elettori del Molise e della provincia di Isernia. Io sono una persona che ha sempre chiesto un voto libero, un voto a sostegno della popolazione del Molise, a sostegno di quelle persone che sono rimaste indietro, a sostegno degli anziani, a sostegno dei giovani, ma soprattutto ho fatto una battaglia in questi anni di merito, ho fatto una battaglia che mi ha portato ad avere anche dei grossi risultati. Io ritengo che oggi come oggi bisogna rinnovare il Consiglio regionale del Molise. Per fare questo bisogna votare Gino Di Silvestro.